a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale con un nuovo video. Oggi vi faccio vedere, giro la telecamera e vi faccio vedere cosa andiamo a Guardate un preparare. po', bicchieri, cioccolatini, indovinate cosa andiamo a fare? I calendari dell'avvento per Gabriele e Federico. Allora, ho preso da Amazon questi. Guardate, sono tantissimi. E sono 3, 4, 5, 6. Sono 6 adesivi, però io ho scelto questi due perché sono gli unici che hanno il Babbo Natale alla fine. Mi piacevano un po' di più. Quindi niente, andremo a fare i calendari dell'avvento con i bicchieri. Ho comprato questi bicchieri. E ora con calma andiamo a prepararli. Mi sono già preparato un po' tutto. Spero che mi basti quello che ho, altrimenti dovrò aggiungere altre cose. Man mano che mi viene l'inventiva, aggiungerò. Poi dopo magari lo vedremo insieme. E niente, iniziamo e diamoci da fare. A fare il mio primo lavoretto, come vi ho accennato prima, questo è il calendario dell'avvento. Prima di procedere nella spiegazione di quello che vado a fare, ci tenevo a dirvi che mi dispiace se mi sentite un po' con questo naso chiuso, ma ho preso un raffreddore proprio in questo periodo. Premesso che non sarà un raffreddore a fermarmi, io ho fatto il calendario dell'avvento proprio perché i ragazzi, per tradizione, il 1° di dicembre dovranno aprire la prima casellina. E non potrò esservi di spunto perché sono in ritardo, però perlomeno con questo video vi potrò fare compagnia, anche perché questo è un video che sto facendo da me, non ho copiato da nessuna parte, quindi è artigianalissimo e lo vedrete perché non è per niente perfetto. Però è fatto da me per i ragazzi con il cuore, e questo lo posso veramente dire perché è così. Ogni anno me ne invento una proprio per loro. Vi spiego lo stesso, diciamo un po' il lavoro, perché sto facendo così. Allora, io avevo questo cartoncino di riciclo, cioè ce l'avevo già, e quindi lo sto sfruttando per appoggiarci sui bicchieri. Ovviamente, se voi andrete a farlo, consiglio di prendere un cartoncino intero, e questo, essendo di riciclo, io sto usando questo. È anche un cartoncino però che sia facile anche da tagliare, perché dopo lo vedremo insieme che cosa faremo. Come potete vedere, io sto usando la colla a caldo perché è quella, diciamo, che è più veloce, si asciuga in modo molto rapido. Perché se si va ad usare un altro tipo di colla, si fa veramente fatica, perché poi bisogna aspettare che la colla si asciughi prima di procedere con il lavoro. Di incollare i bicchieri sul cartoncino, vado ad unire dove non ho messo la colla tra di loro, in modo tale che rimangano un po' più saldi. Quindi metto la colla dove precedentemente non l'avevo messa. A questo punto aspetto che si asciuga la colla e poi vado a capovolgerlo.
Ora, questo di mettere la colla dietro, ovviamente se voi prendete un cartoncino intero non lo dovrete fare. Infatti per quello vi consigliavo di prenderne uno intero. Qui ora con la forbice vado a tagliare, diciamo, intorno e in modo da seguire la forma dell'albero di Natale, e poi dopo capirete il perché vado a dargli questa forma. Come potete vedere, i bicchieri da soli in piedi non ci stanno, quindi bisogna creare un supporto con un altro bicchiere nella parte dietro, e ora vedrete che dopo aver messo il bicchiere, giustamente l'albero si terrà in piedi senza problemi. Prima di andare a mettere la carta, quindi a chiudere i bicchieri, metto i cioccolatini. Sto cercando di mettere gli stessi cioccolatini che metto in un albero, li metto nell'altro, perché principalmente la mia intenzione era, quando andavano ad aprire un numero, entrambi trovavano lo stesso cioccolatino. Però dopo, come vedrete, con mio marito abbiamo guardato e visto che nella mia casellina dove corrispondeva la stella c'era un numero, e dove invece c'era la stella nei suoi numeri era un altro. Cioè, in pratica, la stella a me c'era in un numero e a lui c'era in un altro. Allora, in quel caso abbiamo detto, ma sì, dai, mettiamoli dove ci capita, e così almeno loro si divertono, e magari tra di loro tu cosa hai trovato, io cosa ho trovato, insomma diventa anche un modo un po' più divertente. Colla vado a metterla un po' per volte, perché come sapete la colla a caldo si asciuga velocissima proprio, e quindi metto un po' per volta e poi vado ad attaccare la carta. È inutile dirvi, perché ormai il lavoro per me è fatto, però se voi potete scegliere, mettete una carta verde comunque che rappresenti, o che ne so, tutta bianca, qualcosa che vada a rappresentare l'albero vero e proprio, perché quando siamo andati a mettere gli adesivi era tutto un po' chiaro e quindi si perdevano un po' anche i numeri. Però ormai la mia decisione era quella di mettere questa carta qui, e sono andata avanti e mi sono resa conto veramente alla fine. Però il mio consiglio è, per chi lo vuole fare, magari non mettere una carta proprio tutta bianca, ma lì ci stava una bellissima carta verde e poi marrone per il tronco. Però vabbè, io l'ho voluta fare così, un po' più allegra. Magari non si nota nemmeno che è un albero, però fa niente. Diciamo che lo scopo era quello di creare le caselline e di fargliene aprire una al giorno ai miei ragazzi.
Diciamo che quando sono andata a chiuderla come un pacco regalo non è stato molto difficile, perché basta, diciamo, seguire un po' quello che è l'albero. E poi, dove non riuscivo a piegare la carta, sono andata semplicemente ad incollarla e a petti. E vedrete che comunque non si nota molto, perché l'importante è avere la parte davanti tutta intera. Poi, per quanto riguarda i laterali, quelli si possono andare ad incollare tranquillamente anche in un secondo momento. Poi lo vedrete, alla fine non si nota assolutamente. Ed eccoci qua, siamo giunti alla fine, dove stiamo mettendo i numeri. E poi niente, una volta finito di mettere i numeri, ovviamente ognuno a modo suo, quindi come vi avevo già detto prima, e niente, vi farò vedere un po' come sono venuti. E questi, quando inizierò ad addobbare la casa, poi li andremo a sistemare insieme in un punto. Siamo veramente giunti alla fine di questo video e vorrei ricordarvi di attivare la campanella, perché sicuramente arriveranno altri miei video. Non so dirvi se tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, non vi prometto nulla, però vi prometto che sicuramente fino al 25 vi regalerò dei video che saranno video a sorpresa. Quest'anno vi voglio riempire di sorprese. Quindi appena io posso farò video e ve li caricherò. Mi sento di fare questo per voi. Sono felicissima di farlo, perché quest'anno ho veramente una grandissima famiglia. Siete veramente in tanti, vi ringrazio tutti uno ad uno. E che devo dire, per ora ricordatevi di attivare la campanella, vi abbraccio e vi do un grandissimo bacio. Ciao da Cecilia,